dello scopo che farei con il padre, il fatto di averlo rappresentato proprio verso la figlia, quello di Riccardo nei confronti del padre, è veramente uno sfogo più che altro dettato dall'ira e dall'impeto di un momento, di una situazione, di una serie di coincidenze sfavorevoli per Riccardo, quindi aver perso Giada, aver litigato con gli amici suoi, essersi reso conto di una condizione di vita che non è apprezzabile né dagli altri né tantomeno da lui, che è riuscito a capire che quello che stava vivendo evidentemente non era il mondo migliore per lui e soprattutto era anche deplorevole quello che faceva. Quindi il padre diventa un capro espiatorio di una condizione di vita di Riccardo nella quale si è ritrovato volontariamente, perché nessuno l'ha costretto, non si può condannare un padre e dire colpa tua che mi ha dato i soldi, ma grazie a Dio che te l'ha dati oltretutto i soldi, perché ci sono Signora, ma padri che tu dai, ti do solo 1.000 euro al mese, quello ti do non è solo così. 1.000 euro, cioè, è drammatico, fa ridere, però io non è che voglio essere né bacchettone né tantomeno umorista, perché sono lungi da me proprio essere, lui sono forse il peggiore, però 1.000 euro al mese sono veramente tanti, e no, sono tanti, sono uno stipendio, e uno come Riccardo è la fame, quindi il padre sì, forse avrà le sue colpe, la carenza d'affetto e tutto quanto, però non si può giustificare un film intero con uno sfogo di un ragazzo nei confronti del padre e dire è colpa di quel padre il mostro, non è il mostro il padre, Riccardo ha le sue colpe. Però in quel contesto, portarlo fino alla fine, dirlo in quel momento, è un ragazzo che è preso da una serie di, appunto, di coincidenze sfortunate, quindi aver perso la ragazza, gli amici, essere nervoso, arrabbiato con se stesso, più di tutti con se stesso. Arriva il padre in quel momento, gli dice quelle cose, in un momento in cui forse il padre non capisce realmente chi è il figlio, quindi non riesce neanche a elaborare i messaggi che il figlio manda, quella è la colpa del padre, oltre all'educazione che gli ha dato. Però non è il mostro da condannare, quindi lo sfogo di Riccardo arriva in un momento perfetto, sia nel film, sia come struttura narrativa che come tempistica, perché quello era il momento in cui Riccardo poteva sfogarsi con il padre, quando lui incalza ancora di più, non solo in piscina mentre sta lì e fa quella botta da matto, anche un po' cafona, tu in vacanza e sdrocca in quel momento, ma è un dopo, quando sta studiando, cerca di farsi il suo percorso, cerca di tornare in carreggiata come avrebbe dovuto fare all'epoca, e il padre invece incalza continuando a comprare un figlio a suoni di migliaia di euro a mazzette così. Quello lo fa, diciamo, sbroccare, però non è che lì lui risolve la situazione della sua vita, lui è un inizio, perché poi dovrà continuare eventualmente, però quello è lasciato allo spettatore, ma è un inizio, è un punto di riferimento da cui partire per poi capire che cosa ho fatto in tutta la mia vita e da dove posso partire per migliorare anche il rapporto padre-figlio, perché il padre finalmente capisce che il figlio non è né un coniglio né un succube, ma lui poi lo riconosce, lui dice che io sono un coglione, che non è il massimo a dire, specialmente il relatore scritto così, però quello è il senso, quindi la tempistica io credo che sia giusta e anche che non sia soprattutto una retorica, non è un accusiamo il padre perché il padre ha sempre colpa, no, non del tutto, non del tutto. La seconda parte della domanda era poi i luoghi di Roma che tu hai scelto e poi ci dice anche dove hai trovato il resto del cast, a parte di Sì, Sara ma Nicolas, infatti io per c'è scelta di Elisa una domanda e ci sono Giulia, scelta Elisa mi sa che un'attrice altro, che Giulia molto cosa? meritano. Allora, mi fa piacere la domanda sui luoghi perché siccome noi abbiamo avuto per un esordio un budget generoso, ma chiaramente non da film seconda o terza prova, quindi abbiamo dovuto fare veramente tesoro di quello che avevamo e spero che abbiamo speso bene, insomma, Claudio Saraceni che ha seguito giorno per giorno il set, si è fatto veramente in quattro per darci. Budget, dove si vedono le budget? Ah, questo si può dire. 2,5 milioni di euro. Ecco, quindi Distribuzione. spero che si vedano tutti. Io mi rendevo conto di non poter avere fondi oceaniche, effetti speciali, nella scrittura uno ne tiene conto. Un modo per far sembrare il film più ricco era lavorare sul fotogramma. Io ho incentrato molto la mia regia sulla profondità. Ho pensato di fare una regia il più possibile invisibile, con una camera che si muovesse in maniera gentile ad accarezzare la storia, ma soprattutto far uscire i protagonisti, la storia. Una cosa che mi sono potuto permettere è stato lavorare con la profondità di campo, che in Italia si fa poco, quindi avere ambienti profondi, illuminati. Si dice un po' che in Italia si fa due camere e cucina, ecco, io ho fatto due discoteche e salotto. Ecco, quantomeno ho cercato di trovare alcuni degli appartamenti più belli, più profondi, e di fare un grande lavoro con lo scenografo che è Giuliano Pannuti, che ha fatto veramente un lavoro eccellente, con Tania Canevari, che ha fatto una fotografia
di cui sono veramente felice, insomma, che abbiamo studiato insieme, con Monica Celeste, i costumi, ecco, devo dire, non c'è stato niente lasciato al caso. Quindi questi luoghi che dovevano dare veramente l'idea, perché uno spesso racconta dei ricchi e vedi delle case che non sono sufficienti, o racconta dei poveri, cosa mi fa accapponare la pelle, vedi degli attici della Piazza di Spagna. No, abbiamo cercato così, nella favola, di restituire dei luoghi giusti, di dare degli stati d'animo con il colore, con i vestiti, con la luce. Spero che questo in qualche maniera passi e che dia un'idea di ricchezza, come penso che un film che si vuole commerciale debba dare. Ecco, non so se era questa la domanda che voglio. L'università qual era? L'università è la Sapienza, ci scusino gli amici di giurisprudenza, abbiamo trasferito sociologia e giurisprudenza perché ci piaceva, insomma, no? Falso come cinema, si dice, ci piacevano le sue scalinate, abbiamo finto che il rettorato fosse l'aula esame, perché era bello avere la Minerva, insomma, in qualche modo c'è un tentativo così di bellezza, di ricchezza. C'è tempo per due domande ancora. Una domanda per Regista, e lei mi sembra un attimo a una certa cultura quindi cinematografica, per cui volevo un suo commento sul fatto della Fausto Brizzi, recentemente aveva detto anche la Capodonni, che era molto felice che Notte per gli esami avesse avuto quel successo e avesse avuto una serie di cloni. Un senso positivo aveva parlato, non aveva, no, non ricordo cosa, e aveva detto addirittura, aveva fatto un paragone eccezionale, ha detto io vedo un po' questo filone giovanilistico un po' un'analogia con quello che accadde con Sergio Leone e la western italiana. Volevo sapere appunto la sua opinione, anche considerando chiaramente questo fa parte dei cosiddetti cloni, anche se chiaramente con le debite proporzioni. Allora, abbiamo scoperto di essere dei cloni. Comunque, io ripeto, credo che nel cinema ci siano dei filoni, bene o male, il nostro cinema non è che goda di una salute strabiliante, quindi ritengo veramente che il primo compito, oltre che di una produzione di un regista, è cercare di assicurarsi che il tuo film venga visto, perché se no ci riproiettiamo in salotto con grandi panche sulle spalle, quindi non ci sono tantissimi canali, questo è uno di quelli. Io non finirò mai di essere legato a Fausto perché se non ci fosse stata Notte prima degli esami probabilmente sarei fantasticando, no? Credo che Notte prima degli esami abbia aiutato Come tu mi vuoi a esistere. Io non penso che è completamente diverso, penso che in qualche maniera Fausto abbia aperto questa porta qui, come in altre occasioni un film fortunato che esce apre la porta anche ad altri. Adesso vedi i punti di contatto, a parte i due meravigliosi interpreti, non ne vedo, ma non lo dico con... Io, insomma, ho amato la prima degli esami, ho trovato un film onesto, ben scritto, e che soprattutto è piaciuto molto, insomma, non è un film volgare in nessuna maniera, spero che anche il nostro non lo sia. Sai benissimo che una goccia in onda il cielo è così piccolo, il mondo che ci osserva. Sai benissimo che non chiedo tanto, adesso è così limpido, il mare che ci ascolta e ci addormenta.